Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video recensione dedicato ai tarocchi, quindi andrà a finire in tutta quella sezione del mio canale dedicata alla biblioteca esoterica. In questo caso vi voglio parlare del libro Tarocchi psicologici di Corinne Morel. Questo è un libro molto particolare e molto affascinante. L'autrice di questo libro ha studiato un metodo particolare per creare con i tarocchi un test proiettivo. Però, prima di parlarvi del libro nello specifico, voglio fare una premessa. Vi voglio un attimo e brevemente spiegare che cos'è un test proiettivo, perché altrimenti è difficile poi seguire il filo del discorso qualora voi non sappiate cos'è un test proiettivo. I test proiettivi fanno parte di quella grande sfera dei test di personalità e hanno una caratteristica particolare, ossia vengono mostrate al soggetto delle immagini che sono volutamente ambigue, cioè sono delle immagini il cui contenuto di questa immagine non è così chiaro, è appunto ambiguo. E la persona, stimolata da questa immagine, deve associare una storia oppure deve dire semplicemente che cosa quell'immagine gli suscita, che cosa potrebbe essere per lui quell'immagine, che cosa rappresenta nel suo vissuto, e quindi attraverso tutto questo poi, emergono degli aspetti della personalità che magari sono conflittuali o che sono stati celati, nascosti, sommersi, quindi insomma tutto un aspetto per tirare fuori quella parte inconscia della personalità. Tanto per farvi un esempio, in modo che voi possiate subito individuare qual è il test proiettivo più famoso del mondo, perché è l'unico test proiettivo che noi spesso vediamo in televisione, nei film, soprattutto nei film americani, è il test di Rorschach. Vi faccio vedere un'immagine così capite che cos'è il test di Rorschach, è quello classico delle macchie di inchiostro. Ecco, questo è un test proiettivo. E quindi insomma c'è tutto un lavoro ovviamente complicato dietro all'analisi poi del risultato di questo test, però era solo per farvi capire un attimo che cosa sono i test proiettivi ed è importante che voi capiate cosa sono perché il metodo che l'autrice utilizza in questo libro richiama proprio la tecnica dei test proiettivi, quindi dovete avere in mente che il test proiettivo utilizza un'immagine ambigua, cioè un'immagine che non è così chiara, che non si capisce così facilmente, che va un po' interpretata e ognuno ovviamente la interpreta a seconda di quella che è la sua personalità. Però direi che mi posso fermare con questa lunghissima premessa psicologica per passare al libro. Adesso che abbiamo visto cos'è più o meno un test proiettivo e come funziona, ci possiamo immergere nella recensione appunto di questo libro che è molto affascinante perché, come vi dicevo, l'autrice utilizza i tarocchi come se fossero un test proiettivo, quindi praticamente mostra alla persona che chiede il consulto delle immagini e anziché fare le immagini dei tarocchi, ovviamente, e anziché fare una lettura, una stesura divinatoria classica, quindi predire il futuro o comunque aiutare la persona a individuare degli aspetti attraverso i simboli, quelli che tutti conosciamo dei tarocchi, fa in modo che la persona parli vedendo l'immagine di quelli che sono i sentimenti che quell'immagine lì suscita. Quindi magari l'imperatrice tira fuori l'imperatrice e chiede alla persona che cosa ti suscita questa immagine, cosa significa secondo te questo simbolo, perché secondo te questa immagine è fatta in questo modo e attraverso la descrizione che la persona fa, attraverso quello che dice, l'autrice mette proprio, diciamo, a tabella, perché fa anche proprio delle tabelle, degli aspetti della personalità, degli aspetti della vita familiare, dei desideri, delle paure, quindi tira fuori proprio tutti questi aspetti che sono assolutamente psicologici. Quindi l'autrice utilizza i tarocchi in questo modo. E in questo libro, oltre alla spiegazione degli arcani, qua ci sono solo arcani maggiori.
Quindi, oltre alla spiegazione degli arcani attraverso la loro simbologia e significato divinatorio classico, lei aggiunge dei significati psicologici, poi aggiunge delle parti che riguardano le paure, i desideri inespressi, le potenzialità, quindi è molto molto interessante sotto questo punto di vista. E poi alla fine del libro ci sono tutta una serie di esempi, di stesure che lei ha fatto utilizzando questo metodo, ci sono tutte le spiegazioni di che cosa è questo metodo, di come funziona, quindi anche per farlo su se stessi ci sono tutte le istruzioni per poter fare e seguire questo metodo. Inoltre, una cosa particolare è che in alcuni consulti l'autrice fa in modo che sia il consultante, quindi colui che chiede il consulto, a scegliersi le carte in base alle sue sensazioni, in base a quello che in qualche modo lo attira di più o quello che lo spaventa di più. Quindi, scegliendosi le immagini, tira poi fuori tutto un discorso molto psicologico sugli aspetti della personalità, utilizzando ovviamente i significati e i simboli che sono contenuti nel libro, quindi i simboli poi che sono veri e propri dei tarocchi. Però secondo me questo è un cammino veramente affascinante. A me questo libro è piaciuto tantissimo, mi ha affascinato comunque studiare i tarocchi sotto un aspetto, diciamo, un po' più psicologico, un po' più nuovo, quindi l'ho trovato veramente molto bello e ve lo consiglio vivamente. Vi consiglio questo libro perché vi aiuterà a vedere i tarocchi con un occhio diverso, vi aiuterà a dare proprio un'impronta completamente differente a quella che è una lettura di tarocchi, perché vi aiuta comunque anche a tirare fuori eventuali potenzialità, eventuali desideri, eventuali paure, quindi è veramente interessantissimo. Però voglio anche specificare una cosa: questo ha un titolo che può mandare un po' fuori strada, perché si parla di tarocchi psicologici e si parla di consulto fatto con gli arcani maggiori, che addirittura viene utilizzato come se fosse un test proiettivo. Però attenzione, attenzione perché questo è importante. Il fatto di usare questo metodo più psicologico può essere sicuramente una cosa affascinante, una cosa interessante, però non confondete mai un consulto fatto con i tarocchi con un consulto psicologico vero e proprio, perché ricordatevi che lo psicologo è un professionista, quindi è una persona che ha studiato, ha fatto un percorso di studi molto particolare, molto intenso, ha acquisito degli strumenti specifici e soprattutto è iscritto ad un ordine professionale che lo abilita ad esercitare la professione. Quindi non andate da una persona che fa i tarocchi scambiando questa cosa come un consulto che voi potreste fare da uno psicologo, perché sono due cose completamente diverse. Quindi, se è uno psicologo abilitato, iscritto all'albo, che utilizza i tarocchi in questo modo, va bene, perché comunque è già uno psicologo e utilizzerà dei metodi che riterrà opportuni. Ma se è semplicemente una persona che fa le carte o che comunque studia i tarocchi, non significa che sia anche uno psicologo, quindi attenzione a non confondere mai le due cose, perché un conto sono i consulti psicologici, un conto sono i consulti fatti con i tarocchi. In questo caso parliamo di tarologia più che di cartomanzia, perché si entra molto di più nel sommerso, nella personalità, però comunque rimane sempre un consulto di tarocchi, quindi attenzione, lo dico questo perché c'è tanta confusione secondo me in giro, soprattutto ultimamente, tra tarocchi, consulti di psicologia fatti con i tarocchi, insomma, io ne ho sentite di tutti i colori. Quindi, insomma, fate attenzione e non confondete le due cose. Io questo ve lo dico ovviamente per darvi tutte le informazioni possibili e per fare in modo che quando voi fate delle scelte con i tarocchi siano delle scelte il più possibile consapevoli. Aggiungo che se vi interessa il libro potete trovare il link direttamente nell'info box, così potete acquistarlo su Amazon. Io ve lo consiglio perché è davvero un percorso affascinante, a me era piaciuto moltissimo. E detto questo, non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.